Bentrovate e bentrovati dal vostro Andrea Cartotto. Videocorso gratuito per imparare ad usare il modello di linguaggio IA, l'intelligenza artificiale di Microsoft, Microsoft Copilot. Vari tra voi ricorderanno il precedente nome della risorsa, che pure era differente, Bing AI o Bing IA, perché Microsoft nel suo motore di ricerca aveva già integrato la chat conversazionale, così si chiama. Ma la risorsa nel frattempo è cresciuta. Ora abbiamo il copilota, Microsoft Copilot, che possiamo utilizzare scaricando l'app ufficiale dai principali store, oppure tramite browser, quindi con un utilizzo multipiattaforma, andando sul sito di riferimento che potete leggere qui in alto, copilot.microsoft.com, il mio solito spelling che vi fa sorridere. Microsoft ha sviluppato un modello di IA proprietario che si chiama Prometheus. Sentite un po' il nome altisonante, però diciamo che il modello di linguaggio base sottostante è il modello GPT-4 di OpenAI, tanto per intenderci l'azienda che ha dato alla luce ChatGPT. In realtà Microsoft Copilot è un modo efficace di utilizzare gratuitamente GPT-4 e anche di generare immagini con intelligenza artificiale generativa con tecnologia DALL-E 3. Si scrive DALL-E-3. Per i più neofiti di voi è una delle tecnologie più performanti. Anticipo che in Microsoft Copilot rispetto a Google Gemini possiamo fare un utilizzo ridotto della risorsa anche senza avere alcun account, ma vi dico subito che l'utilizzo efficace si effettua solo disponendo di un account Microsoft. In alto a destra, dove vedete Andrea, trovereste Accedi, se è la prima volta che mettete piede qui. Mi avete visto in silenzio scorrere la pagina, perché vi mostro come, cliccando su tre diversi pulsanti rettangolari, sia possibile scegliere, anche senza scrivere di effettuare certe azioni, lo stile di conversazione. Cioè quella famosa tecnica di tuning o di deep tuning, la messa a punto che è peculiare della intelligenza artificiale. Il modello predefinito sarà bilanciato. Se desideriamo contenuti più concisi, allora abbiamo il modello preciso. Se vogliamo contenuti un pochino più di ampio respiro, abbiamo il modello creativo. Questo ci evita quindi di scrivere nel prompt testuale, prompt uguale l'espressione che andiamo a digitare, di scrivere rispondimi in maniera creativa, tanto per intenderci meglio. Ora, io chiedo subito a Copilot se mi conosce. Ve lo dico, mi do un po' di tono, clicco nello spazio bianco e già che ci sono, ho spostato il mio faccione. Vediamo. Inizio sempre il prompt, la frase, con un verbo di azione. Parlami di Andrea Cartotto. Tasto invio sulla tastiera o il consueto triangolo con cui inviamo i messaggi in varie applicazioni. Voilà, sì, mi conosce. E vi faccio anche notare, questo va detto, la rapidità di elaborazione che Microsoft Copilot spesso vi offrirà. Docente divulgatore italiano, sì, insomma, sono io. Ora, a parte questa autopromozione di cui avreste volentieri fatto a meno, il senso che cerco di trasmettervi è quello di porre sempre il prompt testuale,
quindi la descrizione, in maniera accurata, precisa dal punto di vista del lessico, dell'ortografia, della sintassi. Ed ecco quindi che la chat conversazionale in classe, a scuola, è un modo per allenare tutti i nostri studenti e tutte le nostre studentesse ad un'attività di scrittura creativa, argomentata, puntuale e a far capire loro che anche i dettagli fanno la differenza. Chiaramente qui potremmo procedere e andare avanti con il nostro dialogo, ad esempio indicando che no, Andrea Cartotto è un modello, ti stai sbagliando. E qui potete ridere. Veniamo alla tecnica di intelligenza artificiale generativa per immagini, quella che nella versione gratuita di Google Gemini a oggi non è presente. Io clicco. In realtà, facendo questo, andrò ad utilizzare Microsoft Image Designer, una sottoutilità che si può utilizzare anche da sola, ripeto, Microsoft Image Designer, e che ci permetterà di dare forma a immagini. Guardate, ora scrivo il mio prompt. Crea una immagine delle Olimpiadi che raffiguri un campo da tennis in terra battuta, virgola, con due giocatori di sesso maschile in una giornata di sole. Punto. Aggiungo il mio tuning, quindi vado a specificare ciò che voglio un pochino di più. E allora clicco dopo crea un'immagine, crea una immagine realistica. Crea un'immagine in stile cubista, crea una immagine ad acquerello, crea una pittura ad olio. Ecco, l'intelligenza artificiale generativa prevede questo, che sia io in maniera puntuale a determinare il contenuto. E questa è una delle più grandi differenze tra una ricerca comune che potrei effettuare in rete tramite parole chiave e l'uso della intelligenza artificiale. Questo contenuto viene generato ora e non appena è generato scompare, nel senso che o lo scarico oppure con lo stesso prompt identico dopo 2 secondi non otterrò lo stesso risultato. Clicco sul triangolo rovesciato invia o premo invio sulla tastiera e attendo. Vedete? Qualora abbiate il dubbio che vi abbia raccontato delle sciocchezze, Microsoft Designer con tecnologia DALL-E 3. Vi piace questa mossa per cui la mia faccia vola, hop, da sinistra a destra? Adesso, guardate. Andiamo un pochino a esplorare i nostri contenuti. Vi anticipo che l'intelligenza artificiale generativa crea più varianti o versioni perché non è mai certa di ciò che sta facendo, ma guardate comunque il livello, la qualità di quanto stiamo realizzando. Noterete che i cerchi non sono 5, che la scritta non è corretta. Questo è già un bellissimo esercizio da far svolgere in classe, si chiama attività di fact checking e vedere dove l'occhio attento non possa essere ingannato dalla IA. Scorro. Qui 5 cerchi sono ben raffigurati. Ecco, diciamo che una immagine di questo tipo potrebbe fare al caso nostro. Io clicco su scarica,
la ottengo in formato immagine e la devo dichiarare, la famosa gerarchia delle fonti, o ancor meglio l'importanza del citare le fonti. Il dibattito sul diritto d'autore correlato alla IA è ancora un bel dibattito in essere. Diciamo che, se posso darvi una regola di decorosa sopravvivenza digitale, ci spartiamo con Microsoft Image Designer i diritti, ovvero semplifico. Scarico questa immagine. Se voglio essere super preciso, accanto io indico che l'immagine è creata con IA, Image Creator o Microsoft Image Designer, tecnologia DALL-E 3, o se preferite immagine creata con Microsoft IA da prompt di Andrea Cartotto. Questo perché il tema è molto dibattuto, vi dicevo. Se il prompt è significativo, determinante, funzionale alla realizzazione della immagine, se qualcuno se ne appropriasse per scopi poco nobili, potremmo andare a discutere, perché lui ha usato una tecnologia gratuita a disposizione degli utenti, ma il prompt è determinante e fa la differenza. Clicco sulla X, torno in una situazione di riposo. Vi ho mostrato anche la potenza della intelligenza artificiale generativa nel campo delle immagini di Copilot. Vi mostro come nel caso delle risposte testuali ci siano espressioni sottolineate o le cosiddette note a piè di pagina, e infatti a livello di numero, vedete questa puntinatura che è la sottolineatura, abbiamo le varie annotazioni. Il sito Treccani, sì, perché io sono autore Treccani, è vero, Copilot è bene informata in tal senso. Ogni risposta testuale, in qualsiasi lingua io la ottenga, ha ovviamente la sintesi vocale da poter utilizzare. Quindi, come avete visto poco fa, oltre alle note, guardate, scorro ancora un pochino, qui abbiamo la nostra immagine rappresentata, vedete anche sotto come io possa interagire su immagini anche già create. Andiamo ad effettuare ulteriori piccoli scorrimenti. E noterete che io procedo anche con una cronologia di quella che è stata la mia conversazione. Se voglio ripartire da zero, consiglio di cliccare nuovo argomento in blu, pulsante in basso a sinistra, e di non cambiare argomento partendo dallo spazio chiedimi qualsiasi cosa. Questo è l'utilizzo didattico, ma anche pratico, per quotidianità, che possiamo fare di Microsoft Copilot. A voi sempre la scelta opportuna, consona, dell'utilizzo che vogliamo effettuare della risorsa.
vi mostro, ecco, scorrendo, che in questa zona mediamente, così in attesa del caricamento ve lo racconto, avremo l'altoparlantino per avere anche la sintesi vocale che ci va a leggere quanto stiamo osservando. Ebbene, ditemi che ne pensate e a voi ancora un caro saluto, a tutte e a tutti, da chi? Dal vostro Andrea Cartotto.